in collaborazione con Centro Cinofilo I Pioppi, Antica Cantina, l'Osteria delle Donne, Paci Auto, concessionaria Citroen. Antica Cantina, l'Osteria delle Donne, si trova in pieno centro storico, a due passi dal Duomo. È un'osteria dove troverete un ambiente intimo e accogliente. Gestita da sole donne con la filosofia del come fatto in casa, l'Antica Cantina propone una cucina che utilizza materie prime freschissime e dispone di un'accurata selezione di piatti senza glutine, vegetariani e vegani. Grande festa e giorno di ricordi con un pizzico di nostalgia per il 150° anniversario della fondazione del Liceo Classico Gualtiero di Orvieto. E noi siamo andati a curiosare con le nostre telecamere. Professoressa Fioralba Salani, oggi un giorno importante per il suo liceo. È un grandissimo evento, io ho insegnato in questa scuola più di 25 anni e quando già ero in servizio avevamo pensato di fondare, costituire un'associazione che raccogliesse tutti gli alunni possibilmente del liceo classico Gualtiero di Orvieto. Questa iniziativa si sta allargando, sta riscuotendo successo, oggi lo dimostra tutte le iniziative. Quanti sono gli iscritti? Ma gli iscritti sono oltre 200, però pensi, da 150 anni, quindi 1861-62, ci sono già quei registri, quindi di metà 800. Ma oggi è proprio il giorno, il primo giorno, commemora il primo giorno? No, non è il primo giorno perché è iniziato nel mese di dicembre del 1861. Poi, diciamo, un anno importante peraltro. Comunque è un anno importante. La scuola non è andata subito a regime, ma sono trascorsi circa 2 anni. Poi la scuola è andata a regime, prima ginnasio e poi anche liceo. Però ci sono voluti tanti anni finché la scuola appunto ha assunto la denominazione di Filippo Antonio Gualtiero, grande liberale italiano del nostro risorgimento, amico di Cavour. Insomma, ci siamo dovuti documentare molto. Poi, insomma, una scuola importante che nasce sotto gli auspici dell'Unità d'Italia. Certo, quindi. Certo, una scuola secondo me con una grande valenza culturale, grandissimo spessore, e noi ex alunni lavoriamo soprattutto per questo, per continuare a promuovere la cultura classica sul territorio, perché veramente il liceo classico è stato sempre punto di riferimento di tantissime generazioni. Lorenzo Mancini, allievo del liceo classico Gualtiero, quale classe? Primo A, primo liceo. Primo liceo, vincitore del? Certamen letterario. Del certamen letterario, in cosa consiste? Spieghiamolo brevemente. Sì, è una prova a cui tutti noi siamo stati sottoposti, che si è tenuta qualche settimana fa e che consisteva appunto nel proporci una versione d'autore, nel caso particolare una versione di Cicerone, il cui tema si riallacciava alle argomentazioni che poi sono state realizzate, diciamo, in occasione della presentazione del libro. E il tema appunto era un tema filosofico, di argomento filosofico, e la versione di Cicerone. Naturalmente. Qual era la difficoltà maggiore? Beh, la difficoltà maggiore è stata proporci appunto una versione che, a differenza di quelle che ci sono state date nell'arco dell'anno scolastico, era di un livello, diciamo, superiore e che quindi ci ha permesso di metterci alla prova con le nostre abilità. Anche soprattutto, ci siamo soffermati soprattutto, cioè questa prova è stata importante soprattutto per valutare la nostra capacità di cogliere il significato più che la traduzione. E il premio in cosa consiste? Il premio consiste in un'opera, che in questo caso appunto credo che sia differente per ogni classe. La letteratura greca? Di letteratura greca, e in particolare diciamo tutto l'arco di tempo che si estende da Omero fino alla Commedia. Andrea Martina, allieva del liceo classico. Oggi è un giorno importante per la tua scuola, come l'avete vissuto voi? Allora, noi abbiamo vissuto questo giorno, diciamo, con molti preparativi anche da parte
anche il lavoro fisico di noi alunni, che abbiamo preparato le sedie pulite. Siete stati bravissimi. Bravissimi, cioè proprio... E qui cosa ci sarà? Cosa ci sarà stasera? Qui stasera avremo dei piccoli, diciamo, delle piccole performance della compagnia di Mastro Titta della professoressa Paola Cecconi, che presenterà Grease, e penso che ci sia anche uno dei professori Rainone con il suo complesso, piccolo complesso. Tommaso lo conoscete perché l'avete visto già a Grease, ma l'avete visto l'anno scorso a Dello Dolly. Allora, il tuo futuro di artista va avanti? Diciamo che il mio futuro di artista va avanti, speriamo il più a lungo possibile. Il sogno nel cassetto rimane sempre quello comunque, per cui fare l'artista e speriamo che sia vero. Prima bisogna dare l'esame però e liberarsi tra virgolette del liceo. Questo è vero, infatti speriamo di passare, speriamo di fare il prossimo anno bene e poi ne riparleremo. Fare parte del liceo Gualtiero, un liceo che ha 150 anni, vi dà una certa responsabilità? Sì, mi sento molto responsabile di ciò che facciamo durante l'anno, del nostro impegno e soprattutto di come anche appariamo all'esterno, perché è un liceo molto importante per Orvieto e anche per il comprensorio. Oh yeah.